Buonasera. Salve, buonasera, grazie. Benvenuta sul podio di Italia Sì. Che cosa succede in alcune di queste casette? A Muccia. Purtroppo io abito a Muccia, oltre ad aver subito il terremoto del 26 ottobre del 2016, dopo essere stati fuori da casa per circa un anno, lo Stato ci ha dato queste SAE, le soluzioni abitative di emergenza. Ma si sono rivelate un'ulteriore beffa, in quanto sono piene di muffa, piene di funghi, e quando si toglie un pezzo di laminato per terra, praticamente il pavimento è tutto marcio. Addirittura abbiamo delle fotografie, tra l'altro, sulla nostra regia le proporrà. Addirittura, eccolo mio figlio, qui, vedete che c'è un'umidità incredibile. I funghi addirittura. Nascono i funghi, sì. I funghi dentro casa. Prego. Addirittura mio figlio colora per terra e si bagna il foglio. Quindi chiediamo che questo non è una cosa possibile. Cioè, noi abbiamo subito un terremoto, ma comunque vogliamo di vivere, non di sopravvivere. E chiediamo dignità, soprattutto. Ma voi in casa, cioè, i panni non si asciugano per quanta umidità c'è? No. Lei ha figli? Sì, un bambino di 7 anni. Ecco, ci sono tanti bambini che vivono in queste casette? Sì, ci sono bambini, ci sono anziani, ci sono tutta certo. La popolazione di Muccia, purtroppo, perché certo. Il 99% delle case è inagibile, da demolire. Quindi siamo tutti lì, in queste certo. SAE. Certo. Rivediamo queste fotografie. Insomma, sono state costruite cercando di far presto queste casette, neanche tanto presto si è fatto, però insomma... Hanno cercato di far presto, ma guardate un po', forse è per questo che siamo in queste condizioni. Ecco. È solo a Muccia questo, che lei sappia? No? Sono tutte le soluzioni abitative di emergenza costruite dal CNS. Sono tutte così. Muccia, Norcia, sono tutte così. Si marciano così. Si rovinano di giorno in giorno. Ci sono altre persone come lei hanno voluto essere presenti a Italia Sì con sì. un messaggio. Guardiamo. Purtroppo anche io, insieme alla mia famiglia, a breve dobbiamo uscire perché i pavimenti sono rovinati e quindi siamo sfollati per la seconda volta. Il problema è anche per la nostra salute, perché tutta questa umidità... Allora, io un anno quasi che sto dentro a questo appartamento. Sono due volte che mi hanno fatto il lavoro. Andrà pure la terza volta, perché si sta rigonfiando un'altra volta. C'è umidità dappertutto. Quando vado a dormire la sera, le lenzuola sono umide. E dentro l'armadio, la roba che io devo indossare è umida. Allora, come facciamo con queste casette? Piamo provvedimenti adeguati, oppure bisogna andare in giro con le coperte sulle spalle? O se figli... Comunque mi hanno fatto i lavori qua e ancora c'è la umidità e anche un po' di muffa. I panni sono tanti per asciugare, non si mi asciugano, faccio 2-3 lavatrici al giorno. I lavori che hanno fatto qualcuno, i pavimenti, qualcuno si sta aprendo, non lo so. Sì. Allora, questa è la situazione, vedete questa persona ultima, addirittura con 6 figli, tanti bambini ci sono. I pavimenti abbiamo visto in che condizioni sono, Rita. 6 figli, diceva la signora. Sì, 6 figli. Che aveva, terribile. Io in 80 metri quadrati. Prego, signora. 6 figli in 80 metri quadrati. In 80 perché metri poi quadrati. Le misure dipendono dalle persone. Ma non è tanto i metri quadrati, credo non siano tanto quelli, quanto il fatto che comunque le case non vi garantiscano quella sicurezza di salute che a cui ogni essere umano ha diritto. Quindi voi avete fatto presente, ovviamente, prima di venire da noi, immagino che l'abbiate fatto. E che cosa vi hanno risposto? Hanno sostituito i pavimenti per una prima volta. Ultimamente stanno facendo le analisi sulla salubrità dell'aria. Poi è tutto un punto di domanda, perché si risolverà questa soluzione, questa situazione? Avremo una soluzione? E noi ce lo chiediamo, perché non avendo una casa, un tetto su cui poter contare, ci facciamo queste domande. Ma chi le ha costruite le case vi dà una risposta? All'inizio ci hanno detto che erano stati montati male, montati i pannelli bagnati.
Successiva... Forse in fretta anche per dargli un ricovero. Forse sì. Così. Successivamente è venuto fuori che è un problema di strutturale, quindi è un problema di muffa che si crea perché non c'è una reazione adeguata, perciò ci saranno ulteriori lavori da fare per poter ovviare a questo problema. Senti, ci diamo del tu, Antonella. Sì, allora, ci mancherebbe. Allora, noi abbiamo un po' cercato di fare telefonate, di sentire un po' di persone per vedere di potervi dare nel nostro piccolo, quello che possiamo, una mano. E abbiamo trovato un imprenditore, un ragazzo, una persona sensibile soprattutto, che siccome ha un'attività che si riferisce proprio a qualcosa che potrebbe esservi utile, ha deciso di darvi una mano. E sta entrando qui. Prego. Ma domani, domani, domani lo so che si passa il confine. E di nuovo la vita. Nicola, Nicola Lunardon. Ciao, benvenuto qui sul podio di Italia Sì. Sei arrivato per un motivo bello. Sì. Io mi chiamo appunto... Scusami, sono un attimo frastornata perché non... Io appunto mi chiamo Nicola Lunardon e insomma non posso nemmeno immaginare cosa tu stia vivendo in questo periodo e tante altre famiglie come te stiano vivendo in questo periodo. Beh, in realtà credo che nessuno possa totalmente immaginarlo, anche perché perdere tutto e ripartire da zero è veramente una cosa insomma impegnativa e difficile, non da tutti. Io sono un imprenditore che proviene da una famiglia molto molto umile, so cosa significa, Antonella, ogni giorno affrontare delle sfide e so cosa significa dover mantenere la calma e la pazienza per superarle e per avere poi una vita migliore. E hai portato un dono, tre doni, anzi. Io di lavoro, Antonella, faccio felici le donne italiane. Io oggi sono qui per far felice anche te. Dopo aver ascoltato la tua storia, ho deciso di donarti non un'asciugatrice, ma bensì l'asciugastiratrice, che è un prodotto creato da noi che ti consentirà di asciugare tutti i tuoi panni in pochissimi minuti, eliminando gli stendini. Ti consentirà poi di igienizzare i capi da muffe, da batteri che purtroppo tu hai in casa, quindi dandoti la tranquillità di indossare capi più puliti, creerà anche un ambiente più asciutto e più salubre in casa e ti eliminerà la necessità praticamente di stirare, di stirare il bucato. Giusto, tre. Quindi adesso, insomma, queste tre asciugatrici potranno penso darvi una mano? Ecco, Marco ha anticipato che oltre a donarne una a te, abbiamo pensato di donarne altre due per altre due famiglie in difficoltà come te. Grazie. Grazie, Nicola Lunardon. Io Marco. Antonella,